Allora, torniamo noi cercando di mettere in pratica i 7 punti che abbiamo visto prima per la creazione di una semplice applicazione che usa il database. Partiamo dall'inizio, dal database. Quindi per un attimo mettiamo da parte Java e procuriamoci un database da utilizzare. Allora, ci sono... Noi in questo corso abbiamo scelto di usare il database MySQL, MySQL, dipende come lo pronunciate, e sul sito del corso ci sono le indicazioni su cosa scaricare e installare per far girare in locale il server MySQL. Ci sono due strade possibili. Una è quella di usare il pacchetto MySQL ufficiale. Tra l'altro il MySQL, che era un prodotto open source, che era gestito da una comunità open source indipendente, a un certo punto è stato acquistato da Sun Microsystems, che è la stessa ditta che ha inventato Java, la quale Sun Microsystems a un certo punto è stata acquistata da Oracle, probabilmente lo sapete. Quindi Oracle si è trovata ad avere in casa il suo prodotto di punta, che è il database, Oracle Database commerciale, che ha dei prezzi di decine di migliaia di euro all'anno per licenza, per server, e essere proprietaria anche del più diffuso database open source, che era MySQL. Per ora li sta tenendo in piedi insieme entrambi, anche se con qualche stranezza, nel senso che se voi andate a cercare www.mysql.com non è così evidente che sta roba qua si possa scaricare gratuitamente. In realtà questo downloads ti fa vedere download di che cosa? Di MySQL Enterprise Edition a pagamento. Poi a un certo punto, piccolo piccolo in fondo ti manda un sito diverso, che è, lo vedete l'indirizzo, dev.mysql.com. Quindi il dev.mysql.com è la versione di sviluppo che loro chiamano, in realtà è quella open source. Da cui, quindi possiamo partire direttamente da dev, dentro downloads ci sono, di nuovo Enterprise Edition, cerco di riportarti lì, commercial bla bla bla, MySQL Community Server. Questa è la versione che ci serve, che vi serve, che potete usare. Ok? Quindi, delle varie versioni, qui c'è scritto, scaricare la Community Edition dal sito dev.mysql.com. I pacchetti sono Community Server, Word, poi ci sono altri pacchetti, Community Server. Il secondo è MySQL Workbench. Il Workbench è un'interfaccia grafica per amministrare il database. Amministrare, fare qui, progettare nuove tabelle e cose di questo genere. Quindi è un tool di gestione del database. E poi c'è una terza, quindi due, tre, la terza è MySQL Connectors. E dentro MySQL Connectors ci sono i vari connettori e quello che ci interessa è connector/j. Quindi sono tre pezzi. In realtà, se questo vale in generale. Se siete sotto Windows c'è un altro prodotto che si chiama MySQL Installer, che è un unico pacchetto che contiene dentro sia il Community Server sia il Workbench. Ma mi pare che non abbia i connector, non sono più sicuro, forse il connector l'ha scaricato comunque a parte. Quindi, riassumendo, sotto Windows la cosa più comoda è andare sul sito dev.mysql e scaricare l'installer. Ha tutto dentro, sulla volta si scarica, aggiorna tutti i pacchetti. Vi tirate un bel po' di megabyte e siete a posto. Su Mac invece si scarica il Community Server e il Workbench separatamente, perché l'installer tutto in uno, almeno l'ultima volta che ho controllato non c'è. E anche su Linux di solito MySQL è già
parte del sistema operativo, se non c'è basta installarlo col sistema di pacchetti interno, a volte si chiama MySQL, alcune versioni di Linux non si fidano della Oracle, quindi temono che da un giorno all'altro la Oracle smetterà di distribuire la versione open source, per cui ci sono degli sviluppatori che hanno preso gli sorgenti di MySQL, ne hanno fatto una copia, hanno creato un altro progetto, è legale, hanno fatto un altro progetto open source, è previsto dalla licenza open source. Ne hanno fatto un altro progetto open source che va avanti indipendentemente dalla Oracle, che si chiama MariaDB. Quindi se anziché MySQL vedete MariaDB, è la stessa cosa, perlomeno. Sono due branch di sviluppo indipendenti, uno della Oracle e l'altro diciamo, di una comunità indipendente. Mentre invece Workbench va installato a parte, perché non è open source comunque, neanche in nessun caso. Quindi questi due pezzi. Il server, quando lo installate, l'ho già accennato, è una delle cose più frustranti del mondo, perché dopo che ha lavorato mezz'ora, ha installato tutto, non si vede niente, no? Perché il server gira come servizio, non ha un'interfaccia sua, ma ti devi collegare da un'interfaccia grafica separata, oppure la linea di comando, o tool di questo genere. Il Workbench è molto utile, ma è anche abbastanza pesante, per cui io per fare operazioni di amministrazione un pochino più veloci, leggere, ho trovato un altro programmino che è linkato qua, si chiama IDSQL, che è un front-end, è un'interfaccia, questa è solo Windows, ci sono altri simili se uno li va a cercare per gli altri sistemi operativi, ma ha il vantaggio che mentre Workbench ci mette 3 minuti per partire, IDSQL ci mette 10 secondi, ha molte meno funzionalità, soprattutto dal punto di vista grafico e scenografico, però operativamente per fare cose brevi è più facilmente utilizzabile. Allora, questo insieme di tool sono diciamo così, adeguati per installarvi MySQL da zero a casa vostra su un server usando gli strumenti ufficiali. In laboratorio però, e voi comunque quest'anno, avete anche in parallelo il corso di LIOI, di reti di calcolo, come si chiama, tecniche di, non mi ricordo, quello lì. C'è tante sono cose mie. Dove anche lì utilizzerete il database MySQL per gestire le applicazioni web. Nel caso delle applicazioni web c'è un pacchetto di sviluppo molto leggero, semplice, leggero non tanto, comunque, semplice da installare, che è installato in laboratorio, che si chiama, che anche voi dovrete installare probabilmente per il corso, che si chiama XAMPP. XAMPP è di fatto un installatore che installa questi 4 pacchetti. Apache che è server web, MySQL che è database, PHP che è il linguaggio di sviluppo web e vabbè, Perl se qualcuno interessa è un altro linguaggio con cui si possono sviluppare applicazioni. Più altra robetta. Quindi noi abbiamo due scelte. O usare XAMPP, che tanto lo usate già per l'altro corso, e usare la copia di MySQL che è installata dentro XAMPP, oppure installare MySQL a parte con l'installer di MySQL. Le due cose possono tranquillamente convivere, le due installazioni. Fate però attenzione che sono due installazioni indipendenti. Non le potete lanciare insieme, le due copie di MySQL, perché entrambe vorrebbero usare la porta 3306. Quindi il secondo che parte dice quella porta lì è già occupata. Potete modificare una delle due in modo da usare una porta non standard, ma andate a complicarvi. Quindi potete decidere, lavoriamo solo con XAMPP, lo usiamo sia per il mio corso che per quello sugli OI, e va bene, e quindi dentro ci caricherete i database che servono per fare applicazioni web e i database che usiamo per fare applicazioni Java. Tanto è sempre MySQL, alla fine. E quindi non scaricate il server da qui, ma scaricate solo il Workbench come front-end oppure ID, e o ID, oppure dice, ma installo tutte e due così mi imparo anche il server, a gestire amministrare il server della quello ufficiale che è un pochino più complicato da gestire. Qui l'hanno semplificato, posso dire, fin troppo, per cui ad esempio qua ti colleghi al database senza password, a me piace poco, no? Educativamente dire, pensare che un database dopo che l'ha installato non ha nessuna password, può collegare chiunque, va bene perché
riduce gli, diciamo, gli ostacoli di sviluppo, però visto che poi tante volte il problema che hai è quello che non riesci a collegarti perché non ti ricordi la password. Comunque, è una scelta vostra, soprattutto sui vostri, sulle vostre macchine. In laboratorio sono installate entrambe le cose. Fate solo attenzione che entrambi i servizi non possono essere lanciati insieme, quindi o attivate a mano il servizio di MySQL oppure attivate quello di XAMPP e poco altro, semplicemente. Adesso possiamo farlo, adesso qui non abbiamo il tempo di fare tutta l'installazione, ma possiamo lavorare ad esempio con XAMPP. XAMPP funziona così: dopo che l'avete installato, lui mi installa un'applicazione che si chiama XAMPP Control Panel, che gira qua come icona, e nel momento che l'installate vi chiede di quali componenti avete bisogno. Io ho installato solamente Apache e MySQL, le altre in realtà non servono neanche a voi. E qui c'è un bottone Start che serve per avviare il server. Qui a fianco vi fa vedere quali servizi sono stati avviati oppure no. Quindi io faccio attivo qua MySQL e mi dice che il MySQL è diventato verde, è stato attivato e lui è attivo sulla porta 3306, che è quella normale. Quindi da questo momento in avanti, dopo aver installato lo XAMPP, ho attivo, ho attivato il server MySQL. A meno che voi non impostiate la cosa in modalità di avvio automatico, questo qui, quando accendete il computer, dovete rifarlo ogni volta, dovete riavviarlo ogni volta. Ma conviene fare così, perché altrimenti la macchina, quando parte, deve avviare 50.000 cose. Mentre invece qua vedete che non è stato registrato come servizio, e quindi non parte in automatico. Se dovete registrarlo come servizio, dovreste andare qua, dove ci sono tutti i servizi di Windows, e ce n'è uno, in questo caso, chiama MySQL 5.5, è quello di Oracle che ho installato come servizio, ma è un servizio non attivato. Sono un po' di, per carità, nozioni sistemistiche, ma poi tanti errori del tipo non si collega, non parte, sono poi dovuti al fatto che è stato due cose e cerchi di seguirle insieme. Oppure non mi trovo il database perché l'hai salvato una parte e li colleghi dall'altra. L'ho attivato. Quindi sta girando, come vedete, un database, quando una volta che parte non fa niente, se non occupare un po' di memoria. Come faccio a vederlo? Beh, il modo più leggero, se uno installa XAMPP, la cosa che consiglio di fare subito dopo è installare IDSQL, che dà una piccola finestrella in cui posso collegarmi. Da ID supporta due tipi di database, che sono MySQL oppure Microsoft SQL Server. Noi usiamo MySQL, collegandoci via TCP/IP, mi chiede su quale macchina sta girando. Io posso scrivere localhost oppure questo 127.0.0.1 è l'indirizzo IP della macchina locale, sempre vale per tutte le macchine. Quindi scrivere 127.0.0.1 o scrivere localhost è equivalente. La porta, che se non avete modificata, è questa. Quando faccio apri mi chiederà il nome utente e password. In questo caso mi sto collegando all'istanza di MySQL che mi ha creato XAMPP e quindi la password non c'è. Nome utente cosa? Non è il mio nome utente del mio PC. Il database ha una serie di suoi utenti, no? Che sono gli identificativi di accesso con i loro privilegi. Ogni utente ha accesso a certe tabelle, a certe cose, a certi database e non altri. C'è un utente superiore agli altri, che si chiama utente root, che può fare tutto. Può far tutto, tra cui creare altri utenti e assegnare privilegi eventualmente ad altri utenti. Adesso qua noi non so se avremo tempo di entrare nel dettaglio sulla gestione dei privilegi, ma per il primo accesso, per poter fare qualche cosa, come utente amministratore del database, devo entrare con un utente che ha il nome speciale root. In questo caso, XAMPP ha creato il database in modo che l'utente root non avesse nessuna password, e questa è la cosa un po' brutta. Ecco, qua vedete una serie di, questa è la videata di Heidi, che mi fa vedere che in questo server ci sono questi database che sono stati già messi, già salvati, già installati. Con l'installazione di MySQL sono un po' di meno, ce ne sono 4 o 5.
tra cui esempio Information Schema, che è quello di base con cui, che serve a MySQL per gestire se stesso, quindi meglio non toccarlo. Ma noi quello che faremo è creare altri database nostri. Ok, creare altri database in cui posso creare, se vado qui sul local server, creo un nuovo database, posso chiamare database di prova, definisco il nome del database, sotto mi fa vedere qual è in realtà l'istruzione SQL che viene generata, faccio ok, il front-end, in questo caso Heidi, manda a MySQL il comando e poi aggiorna il fatto che c'è un nuovo database che si chiama prova, che non contiene niente dentro, ma dentro prova posso creare una nuova tabella, tasto destro, nuova tabella, do il nome della tabella, che ne so, utenti, ad esempio, e di questa tabella definisco le colonne. Quindi, tabella, nome tabella, colonne, che ne so, potrebbe essere username, che è una stringa, qui faccio doppio clic, mi dai i tipi di dato, una stringa di 50 caratteri, e aggiungi altra colonna, password, un'altra stringa di 50 caratteri. Quando faccio salva, lui, il programmino, traduce ciò che ho definito a livello di interfaccia grafica in comandi, create table utenti, username, varchar 50, not null, password, varchar 50, null, eccetera, eccetera, e lo passa al database. E quindi il database a questo punto ha questa tabella utenti. Se voglio vedere o modificare dei dati, c'è quest'altra vista. Quindi andiamo gerarchicamente, il server, il database, la tabella, i dati nella tabella. In questo caso è vuota. Se voglio posso inserire dei dati, inserisci riga, e scrivo username, Pippo e password xxx. Questo rosso, questo che mi indica in rosso, vuol dire che il dato non è ancora stato mandato al database. Quindi mi permette di editare una tabella e poi alla fine conferma modifica. Conferma modifica, manda insert into utenti, username, password, values, pippo xxx. Quindi questa interfaccia grafica non fa altro che aiutarci a comporre dei comandi in SQL e vedere il loro risultato, però sicuramente è più comodo che non scrivere i comandi. Questo è Heidi. Il MySQL Workbench fa le stesse cose, ne fa di più, è un pochino più complicato, ma va bene lo stesso, impareremo a usarle tutti. Ma questo è il vantaggio, che è molto leggero. Se io voglio vedere le tabelle, vedere i dati, va bene. Se voglio fare delle query, ho questa tabella, ho quest'altra linguetta query in cui scrivo ciò che voglio, select asterisco from utenti, e quando ho scritto schiaccio il tasto vai, lui esegue la query e mi fa vedere il risultato sotto. E quindi quando nel mio programma Java dovrò scrivere delle query, mi conviene, devo sempre, mi conviene, sempre prima provarle in modo interattivo, per essere sicuro che la sintassi sia giusta, che me ne accorgo prima. Poi faccio copia e incolla della query, la metto nel codice Java e sono sicuro che sia giusta e non me ne accorgo poi dopo quando dovrò debuggare il programma. E questo qua è un pochino mio. Per fare un esempio, io ho preparato un database un pochino sostanzioso che posso importare, dunque da qua, contiene un attimino, che contiene un po' di parole della lingua italiana per poter fare giochini, applicazioni di parole. È un dizionario, vedete quante parole contiene, siamo sulle 600-700.000 parole. È un numerino, insomma. Da giocare all'impiccato si dobbiamo fare refresh. Ecco, c'è un database che si chiama dizionario, l'ho importato semplicemente qua dal menu file
carica file SQL, dentro questo file SQL, ecco, per trasportare i dati da un database a un altro, quindi dal tuo portatile al laboratorio, da qua a casa, eccetera, la tecnica è quella di prendere, di esportare il database completo, significa esportare una serie di comandi SQL che ricreano da un'altra parte lo stesso identico database. Quindi se io voglio esportare questo database, esporta database come SQL, semplice, tutto da trovare, esporta database come SQL e lui qua mi chiede quali database, quale tabelle di quali database, e poi esporta SQL, il nome del file, eccetera, eccetera. E mi crea un file SQL, questo qui era particolarmente grosso, era tipo 8 MB, una cosa del genere, che contiene dentro, sotto forma di testo, tutte le istruzioni, create table, insert values, eccetera. Dall'altra parte, per importarlo, basta eseguire quel file di SQL, che dentro contiene le istruzioni per ricreare un database qua. Ricordate se trasferirlo, di comprimerlo questo file, perché l'SQL è un formato molto prolisso, testuale, se lo zippi ti si riduce 10 volte. E dentro questo dizionario ho una tabella, parola, ne ho una sola, molto semplice, che contiene due colonne, ID e nome. E i dati che contiene sono questi. O meglio, lui mi dice, guarda, la tabella dizionario punto parola, quindi nome del database, nome della tabella, contiene 692.000 righe totali, circa. Limitate a 1000, adesso qua non si vede bene, limitate a 1000, nel senso che mi fa vedere solamente le prime 1000. No? Qui arriviamo, siamo sempre solo nella BBB. E vabbè, se le volete imparare tutte entro domani siete liberi. Ok, questo è, abbiamo importato un database. Adesso proviamo a scrivere un programmino che ci faccia qualcosa, no? Io ad esempio ho pensato una cosa più semplice, un programmino che io scrivo una parola, lui mi cerca e mi dice se esiste vogliamo esagerare, mi dice che esiste, mi dice anche qual è quella prima, quella dopo. Ma cominciamo a dire se c'è, stamparla il numero, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo a farlo in un modo che non ci piacerà, e poi ragionandoci sopra non ci piacerà, in modo un po' poco strutturato, ma per imparare come si accede al database. Poi cerchiamo di strutturare meglio il codice sotto forma di classi, no? Trovare dei pattern che ci piacciono. Allora, fin qui abbiamo lavorato a livello di database. Java non c'entrava, in questa mezz'ora qua. Adesso andiamo a riprendere Java. Andiamo a riprendere Java e creiamo un nuovo progetto, JavaFX, perché a noi piace avere i bottoncini da premere, che chiamiamo prova dizionario. Quindi è un programma di prova che usa il dizionario. Andiamo avanti. E gli facciamo un'interfaccia grafica che sia bene un border pane. Vabbè, solite cose, uno scheletro JavaFX da creare. In cui facciamo una cosa molto rapida, una casella di testo e un bottone tipo cerca, e un'altra area di testo in cui mettere il risultato, ok? Ormai queste cose qui siamo veloci a farle. Java sim build non è troppo veloce, ma dunque prendiamo una Vbox, mettiamo al centro, sopra ci metto un Hbox in cui ci metto dentro una casella di testo seguita da un bottone. E poi sotto ci metto una text area per mettere i risultati.
magari ci mettiamo anche una label come titolo e un'altra label come titolo, diciamo ricerca dizionario, e qua poverina è rimasta un po' sacrificata, ma perché c'è qualche vincolo sul layout che non mi piace. Siamo capiti. E questa qua è, diciamo, la parola. Button. Così, 5 minuti. Facciamo. Diamo degli identificatori a questo, che è il txt parola, questo lo chiamo button cerca, e questa area di testo la chiamo txt result. Il controller me l'ha già trovato, il dizionario controller, perché nell'fxml che mi ha generato Eclipse c'era già indicato. Salvo, mi faccio generare lo scheletro del controller, copia, controller, incolla e salva. Quindi vabbè, vediamo se funziona. Main del mio progetto, non lanciate CSS Dubin e poi mi chiedete ma perché ha lanciato quello, perché l'avete scelto voi. Qui, come al solito, non si accorge che l'fxml è cambiato, facciamoglielo aprire così se ne accorge di più. Ok, quindi qui scriveremo qualche cosa, cerca, e sotto mi dovrà dire qualche cosa, parola trovata, non trovata, cose che succedono. Ancora che non va con il layout, ma ce ne occupiamo con più calma un'altra volta. Allora, adesso, perché adesso vogliamo concentrarci invece sul database. Come facciamo a fare in modo che il nostro controller, quando l'utente schiaccia cerca, ah già, non ho messo il metodo, gestore dell'onAction, dove è finito? Di qua sotto. Ho messo l'onAction sul bottone su cerca. Salva. Fammi prendere il pezzo che mi mancava. Salvato, no? Eccolo. Do cerca, qui c'è una classe da aggiungere. Allora, questo do cerca deve cercare se la parola esiste. Adesso, noi sappiamo che vogliamo mettere il modello separato, eccetera, ma per rapidità mettiamo tutto qua dentro. Quindi apriamo una connessione al database qui, poi dopo ragioniamo su quale sia il modo e il posto migliore per questo. Però voglio arrivare, prima della fine di oggi, a farla questa cosa. Ok? Quindi, cosa farà doCerca? Come prima cosa, vabbè, si va a prendere la stringa da cercare, no? Quindi la parola sarà txt parola punto getText. Poi dovrò fare le query, magari faccio una classe a parte per non dover gestire qua, per non dover importare qua dentro tutti i pezzi di MySQL.
tutti i pezzi JDBC. Quindi dirò se la parola c'è oppure no, quindi cerco se la parola esiste, e poi devo scrivere qualche cosa. Cerco se la parola esiste, mi faccio, che ne so, una classe che posso chiamare interroga, la classe interroga avrà un metodo che uso per interrogare il database, avrà un metodo cerca parola, avrò un metodo che riceve una stringa. Quindi questo metodo che cosa fa? Ricerca nel database la parola specificata. La parola da ricercare, il parametro che riceve, e ritorna false se la parola non esiste, true se esiste. La cosa più di base. Sapete cos'è questa cosa qua che è scritto con questo commento? JavaDoc. Per cui se poi dopo andate col mouse sulla parola, o qui oppure dove viene chiamata, salta fuori il suggerimento con la specifica. Così come succede con la funzione di libreria. Quindi man mano che voi pensate cosa serve una funzione, cominciate subito a scrivere il commento, così ve lo ritrovate. No? JavaDoc si chiama. String non si. Allora, cosa devo fare? Devo fare tutto il lavoro col database. Quindi devo aprire una connessione col database usando il driver manager. Cosa dicevamo? Beh, il primo passaggio era sempre caricare la classe driver, quindi la class punto 1 delle slide di prima. For name di com.mysql.jdbc.driver. Perché piange? Perché è rosso? Perché dice che attenzione che class.forName può generare un'eccezione di tipo class not found. Io dico carica questa classe, se non la trova. Quindi in questo caso devo gestire questa eccezione qua, nel caso in cui non ci sia. Facciamo una cosa molto brutale, facciamo finta che no, stampiamo l'errore sotto, per ora ritorniamo falso in modo che il programma vada avanti, come se non l'abbia trovato. Poi, chiaramente in qualche modo il programma va interrotto. Ma... Class for name. Il passo successivo è quello di chiamare il driver manager e dire guarda, io ho bisogno di collegarmi a questo database. Per collegarmi a questo database devo dare una stringa di connessione. La JDBC URL è fatta come? Siamo al passo 2 dei 7 passi. JDBC, due punti, MySQL, due punti, barra barra, il nome del server su cui gira, localhost, slash, la porta è 3306, quindi non devo specificarla, è quella di default, nome del database, come si chiamava? Si chiamava dizionario, il database. Utente password. Punto interrogativo, username uguale root e commerciale password uguale nessuna. Punto virgola. Quindi preparo, si chiama username oppure user?
user, ecco, vedo che una volta su due la sbaglio. User. Questa è la stringa di connessione. Con questa possiamo tentare di collegarci, chiedendo al driver, no, qua, al driver manager di aprire una connessione, get connection, con questa stringa JDBC URL. Questo mi restituisce un oggetto di tipo connessione. Driver manager è java.sql.driverManager, connection è anche lui java.sql.connection. Questo ovviamente anche lui è capace di generare tante eccezioni di tipo SQL exception, quindi andiamo a catturare queste eccezioni e anche qua nel caso in cui succeda un'eccezione, vabbè, ritorniamo falso. Qui ho aperto la connessione, prima di dimenticarmi mi ricordo di chiuderla. Connection.close. Tutto il mio codice andrà qua in mezzo, tra l'apertura e la chiusura della connessione. Okay. Allora, proviamo a vedere se funziona, fino a qui. Allora, qui ovviamente si arrabbia perché non ho un valore di ritorno, nel caso in cui tutto vada bene, facciamo finta di averla trovata se tutto va bene. No? Eh no, certo che il ritorno va dopo. Nel caso in cui tutto va bene, ritorno nero. Poi ovviamente qua c'è tutto da fare, quindi... Ma sempre andare avanti per piccoli passi. Non scrivete mai 100 pagine di codice per poi provarle, perché poi non riuscite più a venire a capo degli errori. Piccolo passo, vediamo che funziona e poi facciamo quello successivo. Allora, attiviamo questo. Parte come partiva prima. Quando io scrivo una parola gatto, clicco su cerca. Ovviamente non ha scritto nulla, ma l'ha fatto o non l'ha fatto? Andiamo un po' a vedere. Mamma, non ha manco chiamato il metodo, secondo me. Ha chiamato il metodo? Ah no, che pirla che sono. Nel do cerca non ho chiamato quel metodo là. Quindi devo fare interroga uguale new interroga e poi devo fare interroga come int. No. La chiamo così, solo perché int era una parola chiave. E poi faccio interroga punto cerca parola di parola punto e virgola e poi se è vero, se è true, allora scriverò txt result punto append text. E posso scrivere parola più esiste, altrimenti scriverò parola non esiste. Così chiudiamo il loop. Allora riproviamoci. Scrivo gatto,
mi dice il gatto non esiste, ma più che altro mi ha sparato un'eccezione qua sotto, che vuol dire che qualcosa non va. Cosa non va? Class not found exception. Cioè questa classe qui non l'ho trovata. E dov'è che me l'ha dato questo errore? Andiamo a vedere indietro e indietro. Ah, non forse, non te lo dice. Class not found exception, certo, perché la classe JDBC, il driver JDBC, l'ho installato nel mio computer, ma non l'ho messo in questo progetto. Ok? Allora, devo ricordarmi di aggiungere al progetto, facciamo la cosa più semplice, copiamo brutalmente dentro il jar. Quindi un modo per farlo è quello di dire, all'interno del progetto, creo una nuova cartella, tanto solo per essere ordinato, la chiamo lib, come libreria, poi prendo il Java Connector, che quando l'ho installato me l'ha messo in program files Java, no, dove me l'hai messo? Java, non l'ho installato. Forse non è stato su questo PC? Poco male. Installo subito, tanto questo è veloce. E dove sei? Eccolo qua. Program file 86. Errore mio, lo cercavo sotto Java, andava cercato sotto MySQL, ovviamente. Connector J, ecco qua. Allora, questo file qui, quindi lo trovate sotto Program Files MySQL Connector dopo averlo installato, si può prendere il file e copiarlo direttamente nella cartella lib. Copio il file e quindi dentro il progetto mi sono fatto una copia del connector. Tasto destro. Aggiungi al build path. Build path è l'elenco delle librerie che lui va a ricercare. Perché averlo copiato nel progetto non significa che lui automaticamente lo vede. Lo copio nel progetto e poi dico alla configurazione di progetto, guarda che questa è un jar dentro cui devi cercare. E lui aggiunge reference libraries nel progetto che contiene questo. Quindi questo dentro lib ho messo il file vero. Questo è semplicemente un riferimento a quel file perché lui si ricorda quali sono le librerie che deve andare a cercare. Tutte queste cose qui sull'accesso alle librerie le trovate in Java nelle proprietà del progetto, quindi il progetto, nel suo progetto, properties, build path, Java build path. Il build path è l'elenco delle cartelle e dei file jar dentro cui viene ricercato, vengono ricercate le librerie. In questo caso vedete che c'è questa che è salvata dentro prova dizionario barra lib. E mi dice, volendo si può modificare. Se, così l'abbiamo copiato. Se non volessimo copiarlo, ma volessimo semplicemente far riferimento alla versione installata, potremmo fare add external jar. Cioè aggiungi un riferimento a una libreria esterna, a quel punto me la vado a cercare e mi salva, il progetto rimane, nel progetto non viene copiato, quindi rimane più piccolo, più leggero il progetto, ma fa riferimento alla posizione di un file salvato sul mio computer che poi
su un altro computer potrebbe essere in una posizione diversa, quindi è meno portabile. Quindi la cosa più portabile è copiarlo dentro, anche se fa ingrassare un pochino il progetto. Allora, se il progetto è partito, cioè se la libreria l'abbiamo caricata, adesso facendo ripartire il progetto non mi dovrebbe più dare lo stesso errore. Se cerco gatto, gatto esiste. Sarà vero? Se cerco gatto W, anche lui esiste. Magari esiste davvero. Esistono tutti. Vediamo se ci manca qualcosa. Certo che ci manca qualcosa, noi ritorniamo vero sempre, ci siamo dimenticati, che non l'abbiamo ancora fatto. Comunque, sappiamo che non passiamo di qui, quindi la classe l'ha trovata e la connessione l'ha aperta, perché altrimenti avremmo ritornato falso, avrebbe stampato un'eccezione. Quindi abbiamo aperto e subito richiuso una connessione senza far nulla. Adesso proviamo a interrogare. Prendiamo una statement, st uguale connection.createStatement. Statement, sempre, occhio prendete sempre quello giusto. La prima è quasi sempre quella sbagliata, perché Eclipse ci tiene a fare in modo che voi siate attenti. Quindi leggete sempre java.sql.statement. Ho creato uno statement, adesso lo devo eseguire, quindi result set. Qui non ho problemi di gestire le eccezioni, perché sono dentro il try catch più grosso che già prende SQL exception. Okay? Quindi ho un unico try catch dentro il quale in qualunque momento può essere generata un'eccezione e viene catturata. Result set, RS, per abbreviare, è st statement.executeQuery. ExecuteQuery. Ecco, gli passo una stringa. Result set ovviamente deve essere del tipo java.sql. Questa stringa che cos'è? La devo costruire. Che cosa sarà? Sarà la stringa che controlla se gatto c'è. Allora, andiamo un attimo a costruirla. Mi serve, andiamo su parola, mi serve una query che dica select, non so, asterisco, from parola, where, com'è che si chiama la colonna? Nome, uguale gatto. Qui devo saperlo le SQL, non mi aiuta nessuno. E me lo trova. Se invece scrivo gatto con 3T, non me lo trova. Ok? Quindi io devo importare dentro il mio programma, fargli fare, eseguire questa stringa qui, questa query qui. Allora, è così. Solo che non è sempre gatto, dipende da che cosa inserisce l'utente, no? Se no sarebbe facile. Allora, al posto di gatto ci devo mettere che cosa? Beh, la parola che mi è stata passata come parametro. Giusto? Allora, questa stringa qui la spezzo e ci aggiungo la parola. Occhio agli apici. Select asterisco from parola where nome uguale apice, poi esco dalla stringa. Apice fa parte della query SQL, è nella sintassi dell'SQL il singolo apice. Il doppio apice invece è Java. Mi fa uscire dal primo pezzo di stringa. Concateno la parola, concateno di nuovo, poi rientro nella stringa, l'apice di chiusura. In modo che poi quando al posto di parola c'è scritto gatto, questo gatto si trovi tra singoli apici, che è necessario secondo la sintassi SQL. E poi devo decidere se c'è o se non c'è questo gatto. Perché questa query viene fatta, se non ha errore di sintassi viene eseguita. Poi devo decidere se il result set ha
trovato oppure non ha trovato il mio gatto. Come faccio? Vabbè, un modo per farlo potrebbe essere, io so, in questa applicazione specifica, non me ne frega niente dei contenuti, perché se ha trovato la parola gatto, so già che è gatto, ma mi interessa sapere se c'è o se non c'è. Allora, in questo caso mi basta chiamare resultset.next. Io qui ho solo due possibilità. O la parola non c'è, e allora resultset conterrà 0 righe. O la parola c'è, e resultset conterrà una riga, il cui contenuto non mi interessa perché in realtà lo so già. A parte il numerino a fianco, ma non ci serve. Adesso non ci serve. E quindi mi interessa solo sapere se ho una riga o no. E questo me lo dice resultset.next senza fare su un ciclo while, perché ce n'è una sola. È una cosa molto più semplice. Se è vero, l'ho trovato. Se non è vero, non l'ho trovato. Quindi potremmo fare... una cosa del genere, e poi return non true, ma il fatto che l'abbia trovato o no. Io avrei anche potuto fare qui return true e return false, ma avrei poi dimenticato di chiudere la connessione. E non è bello, perché ogni volta che l'utente preme su un bottone, cerca, verrebbe aperta una nuova connessione senza chiudere quelle vecchie, prima o poi MySQL mi dice basta, no? Perché il database, ogni istanza di database, ha un numero massimo di connessioni che può accettare. E quindi mi parcheggio un attimo il valore di ritorno in una variabile booleana, poi chiudo la connessione. La connessione non la posso chiudere prima, perché qua mi serve il result set. E se chiudo la connessione, il result set diventa non più valido, non posso più interrogare. Quindi qua posso anche chiudere result set.close, anche se chiudendo la connessione subito dopo il result set muore insieme, quindi. Però per pulizia. Allora, vediamo un po' se funziona. Rifacciamo run. Riproviamo con il nostro gatto che ormai è diventato famoso. Esiste. Gatto con 3T. E vai. Non esiste. Elefante. Esiste, eccetera, eccetera. Quindi, riassumendo, il controller, che da qualche parte c'è, si preoccupa di acquisire i dati, visualizzare il risultato, che è il lavoro del controller, interagendo con la vista. E poi delega, in questo caso abbiamo fatto una classe che si chiama interroga, l'accesso alla propria database. Nasconde. Quindi qua nella classe controller non ho nessun riferimento a JDBC e cose del genere. Se un domani volessi modificare la cosa, non è più in un database, la memorizzo in un modo diverso, il controller non se ne accorge, è tutto nascosto dentro questa classe che ho chiamato interroga. Poi domani impareremo a fare meglio questa cosa. La classe interroga per ora ha implementato, copiando dalle slide, i 7 punti. Okay. Se volessimo fare qualcosa di più, ad esempio, mi interessa sapere mi interessasse per qualche motivo sapere il numerino, il numero d'ordine di gatto, il numero che il gatto ha fianco. Magari mi interessa. Allora, in questo caso non mi basta più il mio metodo cerca parola che mi dà solo un booleano. Ho bisogno di tutte le informazioni. Allora, cosa posso fare in questo caso? Ho bisogno di un metodo che mi ritorni, supponiamo, sia l'ID che il nome.
proviamo a pensare più in generale, ho bisogno di un metodo che mi ritorni l'intera riga, o l'intero insieme di righe, ma poi lo facciamo dopo, l'intera riga che corrisponde alla ricerca che ho fatto. Allora, per far questo, quindi questa è la cosa più semplice che posso chiedere a un database, esiste o no? La cosa un pochino più complicata è dammelo, dammi l'elemento che ha queste caratteristiche, uno solo. Per far questo devo prima di tutto costruire dentro il mio programma una classe Java, un bin, un modello, che possa contenere le informazioni che corrispondono alle tabelle del database. Devo creare, se il mio database contiene una tabella che si chiama parola, con dentro due colonne che sono ID e nome, per poter gestire nel programma Java queste informazioni, mi servirà una classe che si chiama parola, che conterrà due campi che si chiamano ID e nome. Poi posso anche chiamarli in modo diverso se sono scemo, ma se no gli do gli stessi nomi che avevo nel database. Così è più facile. Sono due oggetti diversi e sarà mia cura travasare le informazioni dal database all'oggetto in modo coerente. Quindi mi creo un oggetto, un bin, lo possiamo anche chiamare, in Java, che si chiama parola, vero? Come la tabella, e al suo interno ha dei campi che hanno un tipo di dato compatibile con le colonne del database. Allora, l'ID era un int, quindi int ID. E poi un altro campo era nome, era una stringa. Quindi quando farò delle query dal database, da questo semplice database di una tabella sola, una riga me la posso travasare in un'istanza di oggetto parola. Non stringhe, a oggetti. Cerchiamo sempre di ragionare oggetti, mai a stringhe. Vabbè, poi questo qui lo completo con il solito condimento di costruttore e getter e setter. Quindi creo il costruttore, generate constructor, a partire dai campi, e poi mi faccio generare il getter e setter. Dell'ID e del nome, e quindi vabbè, ho condito l'oggetto con i suoi campi obbligatori, costruttore, getter, set. Poi se dobbiamo farci qualcosa di più furbo dovremmo gestire anche l'equals e l'hash code. Questi sono i campi, i metodi minimi per poter lavorare con un oggetto contenitore di dati, con un bin. Costruttore, getter, setter, hash code e equals. Più avanti vedremo anche i comparatori. Useremo anche il comparatore. Allora, a questo punto la nostra classe interroga può fare di più, perché posso aggiungere un metodo nuovo a quello che già avevo, che posso chiamare magari metodo, non so, trova parola, che riceve una stringa e restituisce un oggetto parola. Adesso, i nomi dei metodi non sono troppo felici perché li stiamo inventando sul momento. E com'è questo metodo? È molto simile. È molto simile perché io posso fare un brutto copia e incolla, perché è sempre brutto fare copia e incolla. La connessione che dovrò fare è la stessa. Return false non posso farlo, devo fare return null, perché questo restituisce un oggetto. La query che faccio è la stessa, ma a questo punto il result set lo tratto in modo diverso. Nel senso che dovrò restituire un oggetto di tipo parola, che si chiama, purtroppo si chiama parola anche questo. Quindi parola, B, lo chiamiamo, l'oggetto che restituisco. Null.
Se c'è almeno una riga, e noi sappiamo che se c'è almeno una riga vuol dire che c'è solo una riga, per il tipo di query che abbiamo fatto, se c'è almeno una riga, leggo i valori di quella riga e creo un oggetto parola che contiene nei suoi due campi i valori delle due colonne. Quindi quello che farò sarà dire che P è una new parola, quindi creo un oggetto di tipo parola, il costruttore ha due campi che sono un int e una string. L'intero da dove lo prendo? Lo prendo dalla colonna del result set, getInt, di, come si chiamava la colonna? ID. Quindi prendo la colonna ID dell'unica riga, prima riga, prendo la colonna ID sotto forma di intero getInt e questo intero lo passo al costruttore di un oggetto di tipo parola. Poi farò la stessa cosa con la colonna che si chiama nome. Quindi, rs.next mi porta sulla prima riga. Se c'è la prima riga, posso andare a estrarre la prima colonna che si chiama id, sotto forma di numero intero, la seconda colonna che si chiama nome, sotto forma di stringa, rs.get mi prende i valori delle colonne, e questi due parametri li passo al costruttore di un nuovo oggetto di tipo parola. Questo oggetto di tipo parola lo restituisco al chiamante. Se invece la query non mi ha dato il risultato, perché il valore a cui avevo inizializzato P. Ok? Allora, se ho questo metodo, tra virgolette, più potente, posso rendere più furbo anche il controller, dicendogli, vabbè, questo era quello che facevo prima, lo lasciamo come commento. Diciamo che chiederemo a interroga, scusiamo l'altro metodo, trova parola, a questo punto se p uguale null, allora dirò che non esiste questa qua. Altrimenti, se esiste, ho qualcosa in più da scrivere. No? Allora, txt results, punto append text, beh, facciamo un format così, solo perché è così più comodo, perché dobbiamo incollare diversi pezzi tra di loro, possiamo dire che la parola esiste con virgola, con id uguale un certo numero. E quindi la parola è parola e l'id è p.getid. Qui posso scrivere sia parola che ciò che è stato passato all'utente, sia potrei scrivere p.getNome. Ho ottenuto un oggetto di tipo parola che poi vado a interrogare per popolare. Allora, può darsi che funzioni. No. Cosa mi hai detto? Se ci sono degli errori è inutile che faccia il lancio. Dimmi quali sono questi errori. Ah sì, questo è null. Non li avevo corretti tutti. Allora, a questo punto il gatto con 6t non esiste, ma il topo
esiste con ID uguale 667.000, nel nostro elenco di 700.000 parole, il topo è abbastanza al fondo, mentre invece il cane sarà all'inizio. 103.000 solo. C'è solo 103.000 parole prima di cane nell'alfabeto. Quindi, riusciamo a interrogare il database e ottenere le informazioni che ci servono. Se noi volessimo tutte le parole che iniziano con la C, dovremmo fare un metodo che restituisce non più un oggetto parola, ma una lista, una collection di oggetti parola. Andiamo avanti nella complessità. Però prima di andare avanti nella complessità dobbiamo fermarci un attimo e chiederci se dal punto di vista delle prestazioni e della sicurezza stiamo facendo le cose giuste, oltre che dell'organizzazione del codice. E questo è il tema di cui ci occupiamo domani. Buona serata.